Ieri è successo che alcuni operatori dell'Enel insieme ad agenti della polizia hanno provato a insomma, entrare all'interno dello stabile minacciando di dover interrompere la fornitura elettrica, accusando insomma, di sospesi non pagati. Però il bene non è proprietà vostra, ma è proprietà del comune, ci Il dicevate. bene è proprietà del comune, infatti per quanto ci riguarda non vogliamo stare a questo ulteriore attacco che viene dato a chi da un paio d'anni svolge attività all'interno del quartiere dell'Olivella, tra cui visite mediche gratuite, doposcuola gratuito per bambini e palestra. E quindi pensiamo sia profondamente sbagliato da parte dell'amministrazione non prendersi la responsabilità di tutto ciò che non è stato, tra mille virgolette, messo in regola all'interno dello stabile che è ancora di sua proprietà. Che appunto noi non eravamo a conoscenza appunto del che non andasse. Voi avete un ruolo sociale, ovviamente svolgete delle attività socialmente utili. Avete provato a chiedere al comune l'immobile incomodato d'uso, per esempio? Sì, da 2 anni abbiamo provato ad avviare un iter per l'assegnazione dello spazio, ma da 2 anni ci sono continui rallentamenti burocratici da parte dell'amministrazione comunale, che ancora non assegna lo spazio, quindi per quanto ci riguarda questo deve essere l'ennesimo, diciamo, scusa, l'ennesimo momento in cui far leva per appunto farci assegnare lo spazio. Volete rivolgere un appello all'amministrazione? Sì, pretendiamo che l'amministrazione comunale si prenda la responsabilità di appunto risolvere la situazione e pretendiamo, diciamo, faremo in modo che lo spazio continui ad andare avanti e a mantenere tutte le attività che si svolgono all'interno del quartiere quotidianamente insieme agli abitanti dell'Olivella.